Benvenuti a Il Punto, trasmissione di attualità, politica, economia, e la trovate in rete nelle televisioni locali da quest'anno, anche su alcune emittenti radiofoniche e anzi per questo a beneficio degli ascoltatori, di chi non ci sta vedendo ma ascolta la nostra conversazione. Faccio la radiocronaca, vi parla Paolo Giovagnoni dalla sala consiliare dell'Assemblea Legislativa Palazzo Cesaroni. Con me oggi i due consiglieri, rispettivamente Daniele Carissimi, gruppo Lega Umbria, e Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria. Entriamo subito nell'attualità con la brutta novità della guerra, e la prima domanda che rivolgo a entrambi i consiglieri è: quali sono le conseguenze per noi cittadini, già alle prese da prima con crisi economica, caro bollette e tanti problemi? Consigliere Carissimi. Purtroppo la situazione è drammatica, per la prima volta ci troviamo di fronte a un conflitto bellico che sembra riguardarci veramente tutti noi, e non per sottovalutare chiaramente i conflitti passati, però vedere chiaramente l'evolversi di questa situazione crea realmente preoccupazione. Sembra impossibile immaginare che queste situazioni si possano ancora verificare, specialmente nella cultura occidentale. E, a prescindere dalle buone intenzioni e dagli auspici, che inevitabilmente sono assolutamente trasversali, quello che inevitabilmente preoccupa è la ricaduta delle conseguenze rispetto a questa situazione nella nostra regione. È proprio di questi ultimi momenti una stima sul fatto che questo conflitto possa determinare già una perdita di un punto di PIL rispetto all'Umbria, in quanto gli scambi, soprattutto rispetto all'export della nostra regione nei confronti sia della Russia che dell'Ucraina, comunque sia somma circa 120 milioni di euro, 107 nello specifico riferitamente alla Russia e circa una quindicina rispetto all'Ucraina, questo per ogni anno. Quindi mi auguro che il conflitto possa chiaramente prendere la piega positiva che tutti noi immaginiamo, e che le ripercussioni non solo civili, che chiaramente sono le principali, e umanitarie, possa comunque sia essere limitato anche rispetto alle conseguenze economiche, in modo tale che nessuna ne subisca più le conseguenze. Consigliere Fora, non ci voleva certamente, non ce n'era proprio bisogno in questa fase anche di una guerra alle porte di casa nostra. Abbiamo sentito punti di PIL in meno. La guerra non è solo il problema geografico bellico, ma anche tantissime conseguenze che riguardano tutti quanti, quindi non solo gli ucraini o i russi che sono in guerra tra loro, ma anche tutti noi dobbiamo subire ripercussioni. Ecco, qual è la situazione per l'Umbria? La guerra è una tragedia per la quale, e questo mi fa piacere, tutte le forze politiche a livello nazionale, ma anche quelle presenti a livello regionale, hanno espresso unanimemente una condanna ferma, importante, all'attacco della Russia. E questo credo che sul piano politico lo dovremo ribadire con forza, con voce. Lo faremo anche nel prossimo Consiglio regionale, che come minoranza abbiamo richiesto, proprio perché tutte le forze politiche possano in maniera unanime condannare fermamente questo attacco violento e privo di qualsiasi legittimità della Russia nei confronti del popolo ucraino. I numeri che ha citato il collega Carissimi sono importanti, e sicuramente la Regione dovrà, anche per quanto nelle sue possibilità, insieme con il Governo, fare un'azione ulteriore di sostegno all'economia locale che subirà perdite, ma io credo che in questo momento più dei numeri sia importante e sia un nostro dovere da cittadini, da istituzioni, poter fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per accogliere tutte le persone che stanno scappando da quell'atrocità. Ho visto che già la Regione in qualche senso si è un po' mossa nei confronti dell'università, con l'università, per gestire accoglienza degli studenti ucraini.
dobbiamo mettere a disposizione per esempio immobili pubblici e quant'altro sia necessario per poter svolgere questa azione di solidarietà nei confronti di un popolo che non ha colpe. Potremmo trovarci benissimo noi in quella situazione e altrettanto sarebbe dovere che gli altri popoli, gli altri stati facciano quello che oggi dobbiamo fare noi. Quindi io lavorerò e spero affinché la regione in questa emergenza possa essere attiva e in prima linea per gestire accoglienza e sostegni umanitari. Il momento è anche quello di una fase di passaggio, si spera di poter dire siamo in uscita dalla pandemia e quindi la domanda che faccio ai consiglieri regionali è come si pone la ripartenza dell'Umbria in questo momento. E comincio con lei, consigliere Carissimi. Chiaramente il problema della guerra ha messo in secondo piano il problema invece della pandemia, ma che purtroppo verifichiamo non essere ancora superato. Purtroppo ancora tutti noi abbiamo esperienze estremamente vicine di persone che comunque continuano a positivizzarsi e comunque fortunatamente le cui conseguenze sembrano limitate da chiaramente un approccio vaccinale che chiaramente è arrivato ben oltre i limiti auspicati. Questo non deve però significare un arretramento o una misura di arresto rispetto alla prevenzione, rispetto all'attenzione. Mi auguro che, così come sto leggendo sui giornali, la riconversione degli ospedali sia veloce. Proprio in questa mattina leggevo che nell'ospedale di Città di Castello e Foligno i primi reparti Covid si stanno lentamente riconvertendo verso la loro chiaramente destinazione principale, e quindi mi auguro che il processo di normalizzazione riferitamente non solo alla situazione sanitaria ma anche economica sia piuttosto veloce e ci consenta da qui a breve, anche utilizzando le possibilità che la primavera ci porta in termini di chiaramente miglioramento delle condizioni climatiche e con esse con la possibilità di limitare gli effetti del Covid anche sotto quel punto di vista, di riniziare a riappropriarci delle nostre vite e della nostra quotidianità. Grazie consigliere. Consigliere Fora, stiamo quindi forse, io dico auspicabilmente, in una fase di uscita dalla pandemia, ma naturalmente il lavoro da fare è tantissimo dal punto di vista ancora sanitario. Ma è evidente che ci auspichiamo tutti che di essere in uscita dalla pandemia, ma credo che questo non debba farci cullare sugli allori. Al contrario, dobbiamo tenere ancora fortemente presidiato il sistema sanitario per quanto riguarda l'urgenza pandemica. Con molta franchezza, questa terza fase della pandemia è stata affrontata dal sistema sanitario umbro con ancora un po' di improvvisazione. Dopo 2 anni ci si attendeva che questa terza ondata fosse gestita anche con sistemi, accessi e prestazioni diverse da quelle che necessariamente nella fase dell'emergenza nei primi 2 anni si è organizzati. Ora il problema fondamentale è ridare accesso alle cure ai cittadini umbri che per anni sono rimasti bloccati rispetto a prestazioni sanitarie specialistiche, a anche prestazioni sanitarie salvavita che causa lunghe liste di attesa, oggi stanno tardando a ripartire, e su questo credo che la Giunta debba comunicare, condividere, costruire in maniera molto più importante di quanto non stia facendo. Ho letto sui giornali, solo apprendendolo da giornali, di un piano PNRR per ripartire risorse governative relativamente a ospedali di comunità, a rivedere l'organizzazione complessiva del sistema sanitario, apprendendo di un documento scritto in maniera totalmente solitaria, senza neanche coinvolgere né credo la maggioranza né il Consiglio regionale né tantomeno il sistema territoriale. Ecco, su questo io credo che si debba lavorare in maniera molto più strutturata e molto più partecipata di quanto non si stia facendo. Cambiamo argomento e restiamo comunque nell'attualità. Anche oggi, nel momento in cui stiamo registrando la trasmissione, le scuole a Terni sono chiuse. Allora,
Introduco l'argomento ambientale con lei, consigliere Carissimi, che ha anche delle responsabilità in seno al gruppo della Lega, al partito della Lega, proprio in materia ambientale. Allora, ci sono questi roghi e c'è un problema di qualità dell'aria, ma non solo dell'aria, che da più parti e attraverso numerosi studi sta emergendo e sta animando il dibattito fra i cittadini. Il punto, partendo dai roghi, non so cosa può dire su questo, ma parlando proprio di sostenibilità ambientale interni. Allora, il problema della sostenibilità ambientale è un problema a livello chiaramente universale, chiaramente a partire dalle emergenze climatiche in giù, volendo scendere nel concreto e non perdere tempo in populismi, però di fatto la situazione ambientale ternana è chiaramente un problema ben prima degli incidenti che ci vedono protagonisti in questi giorni. La qualità dell'aria infatti purtroppo non è buona a Terni, questo di diversi studi chiaramente nel tempo che si sono sviluppati lo certificano, nonostante sia piuttosto chiaro quali siano le fonti. Rispetto agli incendi che hanno visto protagonista la città nell'ultima settimana per ben due volte, è difficile chiaramente dare delle ricostruzioni e mi auguro e voglio fortemente che gli organi competenti facciano luce su questo, perché passando da un estremo all'altro potrebbero essere o situazioni dolose che possono essere anche unite, ma dall'altro potrebbero essere anche purtroppo sfortunate occasioni. Questo non sta a me giudicarlo, ma starà chiaramente agli organi competenti metterlo in luce. È ovvio che la situazione ambientale va affrontata in maniera forte, consapevole e responsabile. E sono sicuro che la Giunta regionale, nello specifico per quello che riguarda la situazione della gestione dei rifiuti, saprà fare, come sta facendo, un ottimo lavoro per mettere a sistema chiaramente tutte le matrici ambientali e per prevedere per i prossimi 30 anni una gestione dei rifiuti che possa essere appunto responsabile, efficiente e soprattutto efficace nel rispetto della salute e della tutela dei cittadini. Ecco, consigliere Fora, anche questa è una questione cruciale per il futuro di noi tutti, la questione ambientale. Stiamo parlando di Terni, ma lo estendiamo proprio anche a tutta la regione. La pandemia ha messo in secondo piano tante cose, però ci sono delle cose che non possono essere invece lasciate in secondo piano, sulle quali bisogna intervenire. La sostenibilità ambientale è in relazione alla vita dei nostri figli e dei nostri nipoti e è un tema sul quale purtroppo la politica in maniera maldestra si confronta, perché qualsiasi intervento che può produrre esiti positivi lo si costruisce nell'arco di decenni e la politica purtroppo, anche quella passata di questa regione, si tende a misurare prevalentemente su ciò che produce effetti a breve termine, perché ovviamente questo produce maggior consenso. È arrivato e è già tardi il momento perché l'Umbria affronti in maniera strutturale il tema della sostenibilità ambientale. Ovviamente al netto degli episodi gravi che sono avvenuti in questi giorni a Terni, ma noi conosciamo che il problema purtroppo su Terni e su altri territori della nostra regione è presente da anni. Anche qui con molta franchezza e senza alcuno spirito diciamo così contraddittorio rilevo che la bozza di piano regionale dei rifiuti che la Giunta ha iniziato ad elaborare affronta in maniera specifica alcuni temi, quali le discariche, quali l'idea di un nuovo inceneritore, ma mi pare mancare complessivamente un disegno importante invece che guarda ai prossimi 10-15 anni, che fa dell'Umbria quello che l'Umbria potrebbe essere, e cioè davvero una regione piccola ma che possa contraddistinguersi per delle politiche importanti e delle azioni concrete che guardino agli obiettivi di Agenda 2030, alla sostenibilità ambientale, che metta in campo azioni concrete che, oltre che a guardare all'ultimo anello dei rifiuti, e cioè allo smaltimento, guardi anche
anche a monte a tutto ciò che si può implementare in termini di economia circolare e ad altri interventi volti a sostenere un ciclo virtuoso legato alla sostenibilità ambientale e alla qualità dell'aria e quindi della vita dei nostri figli. Due argomenti che accomunano i due consiglieri regionali oggi presenti qui nella nostra trasmissione. Uno è la commissione statuto della quale entrambi fate parte, che lascerei per ultima domanda. Un altro tema che volevo affrontare è quello della famiglia. Si parla molto anche di famiglia, si parla di modificazioni a leggi esistenti per introdurre aiuti alla famiglia e ovviamente la politica non può ignorare problematiche come le nascite, che praticamente sono troppo poche, la popolazione che diminuisce, anche i giovani che se ne vanno. Allora, mi pare che da tutte e due le parti, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, ci si sta occupando di questo problema. Sono questioni che vengono affrontate, consigliere carissimi, la Lega ha una proposta, il consigliere Fora ne ha addirittura un'altra sua. Il suo punto di vista su che cosa si può fare anche su questo versante per dare un futuro con più prospettiva rispetto ai numeri attuali, che sono veramente preoccupanti quanto a diminuzione della popolazione, fuga dei giovani e quant'altro? Senz'altro, il tema della famiglia è centrale, fondamentale e da lì bisogna ripartire, per cui non si può che dare attenzione alla famiglia, alla sua centralità nella ricostruzione dei valori e soprattutto della nostra società. Per cui sono sicuramente convinto che sia la proposta di legge a firma di tutti i consiglieri della Lega, sia quella del consigliere Fora, vadano nella direzione dell'aiuto e del sostegno alla famiglia. Le differenze andranno chiaramente smussate insieme alla Commissione, senza perdere d'occhio l'obiettivo, che è quello assolutamente di combattere la denatalità e la fuga dei nostri giovani, di aiutare la genitorialità, soprattutto i progetti di vita. Questo chiaramente passa attraverso misure importanti che sono state adottate anche a livello nazionale rispetto all'assegno unico, ma non possiamo dimenticare l'importanza dell'aiuto alle nostre donne rispetto al welfare aziendale, piuttosto che alle situazioni di mediazione, nelle situazioni di conflitto che purtroppo comunque sia molte famiglie attraversano. È indispensabile puntare anche in tutti quegli aggiornamenti degli istituti di formazione e informazione alle giovani coppie, che consenta loro di avere quel sostegno anche morale e culturale, che consenta loro di sviluppare e portare avanti un progetto di vita per tutto l'arco dell'esistenza. Temi sono tantissimi, welfare aziendale, anche le proposte sono tantissime, lei Fora ne ha presentata una sua, proprio di sua iniziativa, vista dal versante suo invece quali sono gli aspetti importanti? Ma anche il tema della famiglia, come quello ambientale, si presta alla politica per essere strumento di facile propaganda elettorale. Tanti governi nazionali e anche diversi governi regionali, tra cui quello umbro, ha parlato spesso di famiglia senza adottare interventi concreti, seri, strutturali, che possano sostenere la famiglia negli aspetti della vita quotidiana che una famiglia si trova ad affrontare, quale il sostegno all'accesso ai servizi scolastici, la conciliazione del lavoro per le donne, il sostegno al lavoro di cura, l'assistenza agli anziani. È di questo che le famiglie oggi hanno concretamente bisogno. Io mi sono fatto portatore di una proposta di legge che affronta il tema della famiglia sulla scorta dei servizi che possono concretamente oggi accompagnare le famiglie a una qualità della vita maggiore e soprattutto le giovani coppie ad investire nella creazione di una famiglia con servizi e sostegni economici. Mi duole constatare, e non tanto nella sensibilità del collega Carissimi, che invece in più occasioni ha dimostrato, diciamo così, spazi di collaborazione, che il gruppo Lega in Regione sta facendo della famiglia una bandiera tramite la quale poter in qualche forma anche, diciamo così, riacquistare un po' di consenso, e ha rifiutato qualsiasi proposta di percorso comune intorno a due proposte di legge che per
molti aspetti sono simili, per altre diverse, ma io sono convinto che davvero sulla famiglia, come su altri temi, la politica non si debba e non si può dividere e non può far di ogni argomento un tema di scontro politico, perché le famiglie non sono di destra e di sinistra, ma sono solo ed esclusivamente un valore importante di capitale su cui questa istituzione regionale dovrebbe lavorare in maniera congiunta. L'altro argomento che dicevo accomuna entrambi i consiglieri è la commissione statuto. Ora, chi ci ascolta e chi guarda la trasmissione, io credo la maggior parte delle persone, non saprà esattamente nemmeno quali sono i compiti di questa commissione, che è invece una commissione che svolge un'attività estremamente importante all'interno dell'Assemblea legislativa e che punta al futuro. Lo statuto è un po', spiego, la carta costituzionale della regione in pratica, cioè sono racchiusi tanti principi che debbono essere naturalmente perseguiti e dà un orientamento un po' a quello che è anche il movimento e l'azione politica di questo ente. Carissimi ne è presidente della commissione statuto, così come Andrea Fora ne è il vicepresidente, quindi ad entrambi chiedo di spiegare al pubblico che cosa state facendo. Anche stamani c'è stata una riunione, quindi quali sono i lavori di questa commissione, che non tocca materie, diciamo così, come le famiglie, come la sanità, però tocca principi determinanti per il futuro, consigliere. Sì, io ritengo che la nostra commissione sia estremamente, i lavori siano estremamente importanti proprio perché mette mano sulle regole. E in primo luogo, quindi, tutto rientra nella commissione statuto, come giustamente diceva, quindi, però nulla entra nella commissione statuto nei termini di applicazione pratica, però tutto nasce dalla carta costituzionale, tutto nasce quindi dalla previsione di articoli che possono essere condivisi. La prima cosa che voglio specificare, che a mio avviso deve essere mutuata dalla nostra commissione, è proprio il metodo di lavoro, perché in quanto interveniamo sulle regole siamo tutti convinti dal primo all'ultimo, raccogliendo tutto l'arco dell'Assemblea legislativa, che l'unico modo per muoversi quando si scrivono le regole è muoversi all'unanimità. Quindi questo è uno stimolo per lavorare bene, per cercare sempre e comunque una mediazione, per capire quali sono i propri limiti e per cercare sempre un risultato. Nello specifico, peraltro, per far capire anche l'applicazione pratica, stiamo intervenendo andando ad introdurre in questi mesi una riforma estremamente significativa che dovrebbe portare ad avere nella nostra carta costituzionale regionale dei diritti completamente nuovi. Faccio un esempio: il diritto della connessione ad internet, faccio l'esempio del diritto rispetto a non tanto il diritto, ma il riconoscimento delle crisi ambientali e quindi delle crisi climatiche. Quindi ci spingiamo nell'attraversare tutti quei profili che incidono sulla vita delle persone e cercando di tradurli in regole concrete che possono essere applicate e generino orientamento in cui si possono riconoscere tutti gli umbri, dal primo all'ultimo. Consigliere Fora, come procedono i lavori all'interno di questa commissione che non è pubblica, quindi di cui la gente sa veramente pochissimo? I lavori procedono bene, anche grazie all'impegno della Presidenza, ma do atto anche del lavoro e dell'impegno del Presidente Carissimi, che su questo fronte ha davvero sempre provato a garantire la possibilità che le regole si scrivessero tutti insieme, e credo che questo sia un gran valore. La nostra carta costituzionale, se così la si vuol chiamare, è un po' datata, e quindi i lavori di aggiornamento che si stanno facendo, a partire dalle cose che prima diceva il collega Carissimi, fin tanto a pensare anche a una maggior valorizzazione dell'economia civile, del terzo settore, ai principi della sussidiarietà orizzontale. Stiamo lavorando intorno al principio che sempre di più la regione sia la casa di tutti i cittadini, e
Proprio anche alla luce di questa volontà unanime, il lavoro della Commissione uscirà, andrà sul territorio nei prossimi mesi, non appena il Covid ce lo permetterà. Con il Presidente Carissimi abbiamo condiviso di fare una sorta di tour per le municipalità attraverso forme di ascolto, perché sempre di più vogliamo che la Regione apra le porte ai cittadini e che possano sentirsi sempre di più partecipi del lavoro che questa istituzione fa nei confronti della comunità. Grazie consigliere Fora, ci teneva questa domanda perché si parla spesso di commissione sanità, di commercio, di economia e è la prima volta invece credo che parliamo della commissione statuto, quindi almeno abbiamo accertato che esiste e che cosa sta facendo per completare al meglio che si può l'informazione dall'assemblea legislativa. Rimane un minuto circa ciascuno, allora io me lo gioco così, con una domanda che presuppone una risposta brevissima, consigliere. La Lega sta governando per la prima volta nella storia politica dell'Umbria e naturalmente anche nel momento forse più difficile, perché travolta subito da una pandemia, di una malattia sconosciuta. Ecco, come sta reagendo non solo il Consiglio regionale, anche l'esecutivo, insomma, a questo momento di grande difficoltà? Come si va avanti? Si deve andare avanti nel miglior modo possibile. Io ritengo che questa giunta regionale, nella sua novità, sia anche nella sua capacità di governo, abbia iniziato chiaramente nel momento peggiore. Non si poteva prevedere neanche nella peggiore delle ipotesi di dover lavorare in queste condizioni. L'esserci riusciti, chiaramente a mio avviso, è già la dimostrazione pratica di un buon governo. Senz'altro l'inesperienza non solo politica, ma l'inesperienza rispetto a dover fronteggiare problematiche pandemiche che purtroppo o per fortuna non erano chiaramente in agenda, ha a mio avviso aumentato velocemente la capacità di buon governo. Mi auguro che questi 3 anni le situazioni si normalizzino e quindi anche si possano realizzare tutti quelli promessi, comunque sia previsioni che spese in campagna elettorale, che consentano di convincere tutti coloro che ci hanno votato e anche quelli che non ci hanno votato. Consigliere Fora probabilmente avrà qualcosa da ridire, da obiettare su questo, e consigliere Fora del Patto Civico per l'Umbria, quindi forza civica, anche questa grande novità di questa legislatura. Come la vede lei? Forza civica che stiamo continuando a sostenere, a consolidare, e credo che la città e gli umbri ci stiano dando ragione rispetto anche a una novità nel contesto della politica. Io la vedo così: è difficile governare, è molto facile criticare, e quindi l'azione di questa giunta sarà valutabile alla distanza, perché oggettivamente ha incontrato tante difficoltà nel governo di uno dei periodi più complessi della nostra storia moderna. Detto questo, io ritengo che l'inesperienza al governo di questa regione da parte di molta della classe politica di questa maggioranza abbia purtroppo dato evidenza di una gestione non tanto della fase pandemica in sé, ma complessivamente di un'azione di riordino, di innovazione che era stato tanto annunciata in campagna elettorale e che stenta, se non oggettivamente non si vede. Questa regione aveva bisogno di un cambiamento che non c'è, non sta avvenendo, e su questo credo che i cittadini umbri oggi siano abbastanza, se non molto, scontenti in generale, indipendentemente dalle appartenenze politiche. La ringrazio consigliere Fora, il tempo a disposizione è scaduto, ringrazio il consigliere Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, il consigliere Daniele Carissimi, gruppo Lega Umbria, e naturalmente tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.